Professore, visto che tra l'altro stanno arrivando un sacco di domande, ma una delle cose che stanno chiedendo è, secondo voi, come si sta evolvendo in meglio in questi ultimi mesi la lotta alla mafia o si sta evolvendo in peggio? Ovviamente molti si riferiscono al caso delle scarcerazioni. E poi, ad esempio, stamattina Letizia Battaglia, in uno dei suoi exploit, ha detto: ma il problema vero anche oggi è che i giornalisti ci raccontano le operazioni antimafia leggendo le ordinanze dei magistrati, ma non c'è più un lavoro preparatorio, non c'è più chi ci racconta quello che avviene prima dell'operazione, ovvero come si vive in un determinato quartiere, cosa succede. Quindi noi a un certo punto dal nulla abbiamo il titolone con 90 arresti tra Milano e Palermo, però nessuno ci aveva raccontato che i Fontana gestivano il quartiere a Palermo da Milano. Questi sono delle responsabilità un po' di tutti, perché c'è l'informazione, c'è anche la politica, ci sono i consiglieri comunali, ci sono i consiglieri di circoscrizione dove queste cose si dovrebbero sapere. Credo che sia un problema complessivo questo di accumulare informazioni sui propri territori, perché devo dire che a me è capitato, non è che fosse una qualità geniale di raccontare anche in Regione Lombardia delle cose che poi sarebbero state certificate dalle operazioni giudiziarie, semplicemente perché dei consiglieri comunali andando in giro la sera a fare i dibattiti da una parte e dall'altra te le raccontano, il sindacalista te lo racconta. Io il nome di un assessore regionale che poi è stato condannato in via definitiva per corruzione vicina alla mafia, l'ho sentito la prima volta fare in un'assemblea adesio da un sindacalista, io non sapevo neanche chi fosse, ma lui lo sapeva. Basterebbe mettersi con le orecchie a sentire cosa raccontano davvero le persone, perché lì c'ha ragione Bolzoni, il territorio racconta tutto. Il territorio racconta tutto, non è che non si sanno. Soprattutto perché loro controllano il territorio. Se il commerciante a Napoli, il famoso caso del commerciante che apre il negozio e si informa subito su chi deve pagare per mettersi a posto, fa quella domanda perché sa che c'è qualcuno che comanda e gli altri glielo dicono. Non c'è bisogno di aspettare le operazioni giudiziarie allora. È un po' un problema di società dove sembra che controlliamo tutto, sappiamo i nomi di tutti, siamo tutti schedati, ma i mafiosi non sappiamo chi sono, ma non è possibile. Pif, tu nel fare il tuo film, il territorio i tuoi film, più di uno, il territorio ti ha aiutato da questo punto di vista? Cioè il fatto che il territorio sa, il territorio, cioè i tuoi film come sono stati anche presi sul territorio, in questo caso a Palermo, perché poi erano ambientati a Va Palermo. bene, no, in realtà io il territorio avevo paura perché io la mafia uccisa d'estate, che è quello che è un po' il primo film che ho fatto, lo dovevo girare a Palermo ovviamente, ed era il periodo in cui se dovevi girare a Palermo ti dovevi mettere a posto. Gli organizzatori romani, cioè quelli che c'è cioè il produttore, e poi il produttore dà il budget a un organizzatore che tira su materialmente il film. E storicamente gli organizzatori andavano per mettersi a posto, come esattamente come fa il negoziante, perché poi figurati un film, una troupe è molto più, cioè non c'hai dei confini ben precisi. E io la mia paura era quella. Anni dopo ho scoperto che il mio produttore, che aveva deciso pure lui, aveva detto con me, giusto, non dobbiamo pagare la mafia per fare un film, tra l'altro, contro la mafia. Cosa che succede, fiction su Borsellino e poi si scopre che pagavano la mafia. E ho scoperto che il primo organizzatore a cui era stato affidato il mio film, appena ha saputo, ha detto sì, va bene, gira, però appena ha saputo, ma non si paga nessuno, lui ha rinunciato. Allora hanno trovato un altro organizzatore che ha detto va bene, ci sto, e abbiamo girato dicendo no, arrivavo le telefonate classiche, dicevo no. Poi forse la fortuna era anche che c'erano altre due produzioni, quindi si sono spostate un po' di là e alcuni hanno addirittura denunciato perché l'hanno fatta grossa. Infatti, i Castagna, perché dobbiamo dire anche i nomi, si sono fatti almeno 5 anni di carcere. Ho saputo che sono usciti. Speriamo che si rimettano anche a fare il loro lavoro, ma in maniera normale, perché poi
sono così furbi che non capiscono che se noi facciamo una struttura, facciamo lavorare bene le produzioni a Palermo, verranno altre produzioni, quindi ci sarà più lavoro, quindi fare il mafioso non paga neanche in quello. E la mia paura era proprio questo, che dover pagare il pizzo per fare un film. E nel mio piccolo ho contribuito, infatti quando ho vinto il David, io ho detto Solo io non lo sento. Ha il cliché di Palermo che si deve pagare il pizzo, e quindi sono loro che vanno. Addirittura quando i Castagni erano in carcere, erano gli arresti domiciliari, un organizzatore di una fiction è andato da Castagna a mettersi d'accordo, e lui era agli arresti domiciliari. Poi quando, perché era sulla la Catturandi, gli mandano gli arresti domiciliari, era più comodo. Poi siccome la meglio quando ci sono intercettazioni, poi cosa è successo sono stati scoperti, perché credo che fosse su un corpo della polizia che ha appena saputo il corpo vero, la fiction ispirata a un corpo della polizia, quando il vero corpo della polizia ha saputo, li ha chiamati e ha detto non ci siamo capiti, e loro sono andati di nuovo dai Castagna, che agli arresti di domiciliari, per scusarsi, per farti capire, ma è tutta una cosa psicologica e soprattutto ignoranza, nel senso che loro, il produttore classico romano dice vai là, paghi, è esattamente un'assicurazione, lo metteranno nella voce, assicurazione, stiamo tranquilli, così nessuno ci... Questa libertà che abbiamo ottenuto, l'abbiamo ottenuto grazie a dei individui, a personaggi che il grande pubblico non conosce, che se io ti dico chi è che fa il casting a Palermo, non è un personaggio, uno che sceglie gli attori, sono il location manager, quello che sceglie i luoghi, sono delle persone che se succede qualcosa a me, che sono in prima fila, può essere l'articolo sui giornali, ma se succede qualcosa a loro, non succede niente, ma grazie a loro, a queste persone che il grande pubblico non conosce, grazie a loro noi abbiamo fatto la differenza. C'è una generazione di persone, di professionisti, che probabilmente avevano pure loro 20 anni, 16 anni, il 23 maggio 92, hanno detto no, io non lavoro con loro, e hanno rischiato non di essere ammazzati, perché non è più una mafia che uccide, però magari che ti aspetto sotto casa e ti spezzano le gambe, quello sì. E per questo io lo grido, perché è un angolo di libertà che abbiamo avuto, che è un ossigeno, e dobbiamo ricordarci grazie a chi abbiamo avuto questa libertà. Quando diceva ognuno faccia il suo nel suo piccolo, loro hanno fatto il loro, e la differenza è mio padre, che fa il mio stesso lavoro, quando girava a Palermo mi diceva era impensabile non passare dai Castagna, e adesso si può fare, potremmo urlare di gioia per questo momento di libertà. Per questo dico si può fare, non è vero che non si può fare, si può fare, perché oggi si può aprire un negozio e non pagare il pizzo. E anzi, ci sono intercettazioni di mafiosi che dicono non andare in quel negoziante perché fa parte di Addio Pizzo. Quindi abbiamo anche la controprova da parte della mafia. Io prima di lasciarvi, di darvi appuntamento, a qualche evento fisico spero, e poi sicuramente al 23 maggio dell'anno prossimo a Capaci, alla rosticceria, perché cioè, non è per tutti, ve lo dico. No, lo so, non è per tutti, ma diciamo noi quattro siamo sicuramente invitati, perché tu ci hai invitato, quindi prima di PIF più 3 come esatto, le prenotazioni del... secondo voi da questo 23 maggio e soprattutto dalla condizione in cui ci troviamo, cioè di fatto noi siamo inchiusi in casa, anche se adesso molti stanno uscendo, l'albero Falcone abbiamo visto, c'era un po' di assembramento, poi non ho visto perché stavamo collegati qui. Siamo a un punto in cui, visto che Tina lo ha detto, e lo dirà probabilmente anche domani in televisione, perché sarà da Giletti, siamo a un punto in cui... cioè siamo arrivati al momento in cui è bloccato tutto, ovvero nel senso che dopo anche queste 500 scarcerazioni dobbiamo ricominciare da capo, o comunque qualcosa si è basta vedere anche queste commemorazioni che abbiamo portato avanti, perché
mattina, l'altro ieri con la dottoressa Dolce, a un certo punto ha detto siamo tutti sconsolati, e poi a un certo punto è ritornata la Tina quella e dice vabbè, ma ricominciamo da capo. Bisogna ricominciare da capo, o comunque anche in realtà non è che si è distrutto tutto, perché c'era un po' di delusione per questa via di queste scarcerazioni. Chi vuole? Prima le signore? Ah, grazie. Ma in realtà sì, nel senso che bisogna anche dire che molte di queste scarcerazioni stanno rientrando. Questo bisogna dirlo, nel senso che comunque si è intervenuti per riportare in carcere, perché ci si è resi conto in realtà dello sbaglio che è stato fatto. Probabilmente anche proprio per la risonanza che ha avuto questo pasticcio delle scarcerazioni, perché alla fine è un pasticcio, cioè nel senso non c'è stata da un lato una vera volontà, c'è stata un'incapacità di comunicazione innanzitutto, e da questo naturalmente c'è chi ha tratto beneficio e ha approfittato. Però c'è stata un'indignazione generale, quindi probabilmente io spero che si possa imparare, cioè voglio essere ottimista, anche ad intervenire naturalmente sulla situazione carceraria, che ovviamente non colpisce questa categoria di delinquenti, che sono soggetti che sono comunque in carcere di massima sicurezza, al 41 bis, però al 41 bis sono stati scarcerati solo 23 persone. In realtà dobbiamo ricominciare tutto da capo. Il problema in realtà non sono tanto queste carcerazioni, diciamo, per il Covid, è sul fatto che nell'arco di pochissimo tempo ci saranno le scarcerazioni di coloro che in realtà hanno concluso il periodo di carcerazione e la pena, e che ritorneranno naturalmente a piedi libero. È anche vero che sono soggetti che ovviamente molti dei quali sono collaboratori di giustizia, quindi non verranno ben accolti probabilmente dai consociati, dalla realtà criminale, però bisogna capire esattamente che cosa avverrà quando quella mafia che è stata la mafia, diciamo, violenta, è stata la mafia militare, ritorna a piedi libero. Perché ormai stanno scadendo i 30 anni e usciranno, e questi usciranno, e sono esattamente i rappresentanti di quella mafia violenta che noi adesso non vediamo più, perché vediamo un altro tipo di mafia. Noi siamo abituati a studiare, soprattutto al nord, appunto per questo dalla Chiesa, altro tipo di mafia, non sicuramente quella violenta, benché la violenta ovviamente è sempre lì pronta ad essere utilizzata. Bisogna essere pronti ad intervenire, perché può essere che ci sia un cambiamento anche nelle dinamiche mafiose, nelle dinamiche di potere. Questo sicuramente è un lavoro che devono fare le forze di polizia, investigativi, perché gli assetti cambieranno sicuramente, però ovviamente anche noi studiosi dobbiamo essere in grado di seguire i cambiamenti, capire, non continuare solamente con i nostri percorsi di studio, ma essere pronti a captare i cambiamenti, perché sicuramente ci saranno. Non dobbiamo cominciare da capo, perché abbiamo fatto tantissimo in questi anni, e noi continuiamo a ripetere, se io che Nando continuiamo a ripetere. Che è successo? Non la sento più bene. Tornati. In realtà tantissimo è stato fatto, noi diamo l'anima, tanti colleghi danno l'anima proprio ogni giorno per formare nuove generazioni di studenti, di professionisti, però dobbiamo essere in grado di guardarci intorno, questo sì, non tornare indietro, andare avanti e aumentare le nostre capacità di analisi, di situazione, di nuove dinamiche, come appunto prima diceva Nando. Prof. Io credo che una cosa la dobbiamo imparare da quello che è accaduto, anzi due. Una è che può sempre succedere qualche cosa. Noi non possiamo mai stare tranquilli.
ci provano, fanno delle campagne insistite per mesi, anni, striscianti, senza che noi interveniamo perché ci sembra poco elegante intervenire, perché a volte abbiamo lo scrupolo di dire delle cose che possono sembrare mosse da un intento non di giustizia, ma squisitamente punitivo. Ma è stata un'ondata che è partita da lontano. E poi a un certo punto hanno intravisto con quella rivolta delle carceri la possibilità di perché io penso questo, cioè, l'ho detto, lo ripeto, qualcuno, non so dove, non so chi, ha promesso molta tolleranza in cambio della possibilità di domare la rivolta nelle carceri. Naturalmente la tolleranza non è andata agli stranieri, non è andata a quelli che stanno pigiati nelle celle, è andata a chi comanda. Perché è nella natura anche di certi accordi che non si fanno, non è che si trovano in quattro come noi a parlare, ma no, basta sibilare qualcosa in un cortile di un carcere da parte di qualcuno che conta nei confronti di un altro che conta, perché così si fanno gli accordi, non con delle riunioni particolari. E statisticamente non esiste che escono più di 400-450 persone, molti nell'alta sicurezza, anche se 41 bis sono pochi. Molti in alta sicurezza, con questa marea di perizie mediche, psichiatriche, è assurdo, ma non si è mai verificato, ma uno, cioè, l'intelligenza per stabilire cos'è accaduto, che cos'è accaduto dopo, l'anomalia di una cosa e l'anomalia dell'altra cosa, e poi quest'ondata nei confronti di chi denunciava quello che stava accadendo, perché non dimentichiamo anche la reazione che c'è stata nei confronti dei pochi che hanno detto: guardate che qui sta succedendo qualcosa di grave. Tant'è vero che alcuni sono stati scarcerati, come ha scritto anche la dottoressa Dolci, in barba alle procedure previste. Non è che diciamo: ma questa è la legge. No, l'hanno violata. E quando un giudice viola la legge, beh, non è poco. Quindi aspettiamoci sempre che possa accadere qualcosa. Non dormiamo mai tra due guanciali. Loro stanno svegli, dobbiamo stare svegli anche noi. Mi viene in mente, prima di dare la parola a Piff, una delle ultime cose che aveva detto Rita Borsellino, che avevo ripreso il 23 maggio di 3 anni fa, che aveva detto: non pensiamo mai di essere arrivati, ecco. Beh, è vero, esatto. C'è l'insegnamento di questa esperienza che appunto non c'è niente di scontato. Però secondo me forse l'espressione ricominciare da capo è veramente eccessiva, nel senso che non è così. Infatti comunque la reazione c'è stata e stanno tornando. Però veramente, perché poi comunque sia andata è grave. Se c'è stata un'ennesima trattativa, ovviamente è grave. Se non c'è stata e c'è stato un equivoco, è comunque grave. Perché non è possibile che uno esca. Perché poi, come diceva sempre Nando, la prima cosa che ho pensato pure io, ma se sei al carcere duro, sei in una stanza isolata, il posto migliore dove stare per non prendere il coronavirus. Quindi non regge neanche quello. Quindi... forse l'insegnamento dal lato positivo, se riusciamo a trovare un lato positivo, è che stiamo sempre allerta, perché non c'è niente di scontato. La libertà non è scontata, la democrazia non è scontata, in questo mondo nulla è scontato, e quindi ci serva almeno in questo senso di lezione.